è una cosa normale, no? Fra loro c'è una competizione, quelli che in questo momento sono più utili giocano. A volte può sembrare che uno magari ha un curriculum diverso, uno può essere anche con un curriculum che dimostra che è più bravo, ma al momento attuale i giocatori che danno un rendimento maggiore sono questi. Poi, avendo 5 cambi, puoi cambiare mezza squadra, quindi non è quello un problema. Posso fare una domanda? Un bilancio di queste due partite, no? Che sono diverse nella struttura della Genesi, però se dovessi trovare un minimo comune denominatore, io lo trovo nella resilienza, cioè questa è una squadra che al di là degli alti e bassi che ha avuto anche all'interno della stessa gara, penso a domenica sera con la Torres, primi 15 minuti di un certo tipo. Però il mio denominatore è che è una squadra che ha imparato a soffrire, cosa che non accadeva lo scorso anno. Se prendi uno schiaffo, sa reagire. Ti porti dentro queste certezze in vista di una partita comunque importante che può dare ulteriore autostima al gruppo con i Valerini. Sicuramente la squadra ha dimostrato che anche se ci sono difficoltà c'è la capacità di reagire, c'è la capacità di soffrire e c'è anche la capacità di non perdere mai la fiducia nei propri mezzi. Difatti abbiamo ribaltato la partita. Peccato che poi ci siamo accontentati, non abbiamo dato continuità nei minuti di recupero a quell'intensità che avevamo fatto fino al momento del secondo gol. Buongiorno mister, Buongiorno. che settimana di lavoro è stata? Nel senso, ha percepito gli stessi aspetti positivi che ci aveva raccontato qui le volte scorse? Dove è migliorata la squadra in questa settimana e dove deve ancora migliorare? Grazie. No, la squadra se n'è andata benissimo, i ragazzi hanno fatto una settimana piena, non c'è stato neanche un giorno di riposo, abbiamo subito preparato la partita contro il Rimini, partendo subito da lunedì, quindi devo dire che questi ragazzi hanno dato una grande disponibilità a questo tipo di percorso, a questo tipo di intraprendere il mestiere di calciatore usando una professionalità vera, non una professionalità di comodo, perché tutti i lunedì avrebbero fatto riposo e invece loro si sono andati 2 volte e questo ti sta a indicare che la squadra ha capito che solo il lavoro li può migliorare. Ora l'importante è non adagiarsi, no? Pensando che le partite, ora ci siamo allenati bene, le partite avranno un risultato. Sì, le partite hanno un risultato, ma noi bisogna metterci del nostro, bisogna mettere la giusta aggressività, la giusta voglia di andare a cercare le soluzioni offensive e soprattutto giocare senza pensare al risultato, pensare di fare la prestazione. Quali sono le cose che mi fanno giocare bene? Se tutti fanno così, verrà fuori una squadra che avrà fatto una grande partita e quando fai una grande partita hai molte, ma moltissime possibilità di vincere. Buongiorno. Quando tornerà a disposizione, quando potrà tornare in campo Merola? Quali sono i tempi? Allora, Merola dalla prossima settimana si allenerà con noi. Ora ho finito questo periodo, ora deve fare un adattamento con noi, con la squadra. E se lui sta bene, la prossima partita anche lui sarà in panchina, sarà fra i convocati, quindi mi auguro di sì, perché è un giocatore, come voi avete potuto notare l'anno scorso, è un ragazzo che ha della classe e riesce soprattutto a far gol. Quindi noi siamo qui che aspettiamo, ora dipende solo da lui, dai. Avete preparato la partita con il Rimini, che squadra è il Rimini, quali sono le principali insidie? Poi lei dice non guardiamo al passato, pensiamo al presente, però effettivamente Rimini lo scorso anno lei non c'era, ma è stata una tappa forse la peggiore di un bruttissimo periodo. Però che partita è? Speriamo che quest'anno sia la migliore. Cosa bisogna... No, noi dobbiamo andare a fare la nostra partita, non dobbiamo pensare assolutamente a niente, né che sia facile né che sia difficile, dobbiamo essere bravi a svolgere le cose che questa partita richiede, ma farle in maniera determinata, consci che abbiamo un certo valore e quando tu sai che hai la coscienza di avere delle caratteristiche, avere delle qualità, queste le devi tirar fuori nella partita, perché se non le tiri fuori altrimenti l'avversario ti mangia. Invece noi dobbiamo andare, farlo, e poi come dico sempre, se gli avversari sono bravi, gli diciamo bravi, però
come ti ripeto, se il Pescara fa il Pescara, credo che sia dura per tutti a giocare contro di noi. Buongiorno, mister. Buongiorno. Le chiedo questo, rispetto a Terni contro la Torres, che io c'ero, quanto ha accusato il Pescara l'impatto psicologico di giocare in casa, di voler fare bella figura, di non fare brutta figura? Ma sai, i giocatori hanno una mente pensante e quindi quando tu c'hai una mente pensante vuol dire che provi anche delle emozioni, e se tu provi delle emozioni, le emozioni sono legate a quello che ti è successo, a quello che può accadere, ed è normale che anche loro, giocando in casa, ci tenevano a confermare la bella prestazione dei Terni, e all'inizio abbiamo trovato una squadra ostica, una squadra che ci poteva far male, ci ha fatto male, ma la cosa bella è che la squadra non si è arresa, ma ha continuato, anzi, dopo abbiamo giustificato il nostro vantaggio. Peccato che l'abbiamo persa appunto a un minuto alla fine, ma questo è il calcio, e speriamo che ci sia servito, insomma, di lezione per avere poi la coscienza la prossima volta di non difenderci in questa maniera così bassi. Posso, visto che poi dopo la fine del mercato non ci siamo incrociati perché erano ancora voi, credi che la fase offensiva del Pescara dopo il mercato sia migliorata? No, che avete perso Tommasini e Cuppone, che tra l'altro sono partiti anche col piede giusto, a Cerignola e Dubbio, e avete messo dentro Tonin e confermato Vergara. Siamo proprio certi che questa squadra è migliorata. I giocatori che non ci sono più non mi interessano, non ne parlo. Sono felice che non ci sono più, perché tutti e due non volevano più rimanere a Pescara, quindi figurati come avrebbero potuto andare d'accordo con me. Pescara deve rimanere, chi ama questa maglia, chi ama avere la voglia di dimostrare al popolo biancazzurro, che l'anno scorso è stato un momento in cui ci sono andate le cose tutte storte per una serie di eventi che non è neanche colpa dei giocatori, e quindi ecco, io voglio questo tipo di persone. Gli altri che anche se fanno gol, che vanno via, proprio non li leggo, non li guardo, non li sento. Io sono felice di allenare questa squadra, qualsiasi può essere il risultato, sono orgoglioso perché so che si allenano con professionalità e con cuore, e come ti ripeto, vediamo alla fine chi saranno i giocatori che riusciranno a gioire, quelli che sono andati via o quelli che sono rimasti, vediamo. Il tempo è sempre galantuomo. Tonin è un giovane, è una promessa, viene dal settore giovanile del Milan, ha sempre avuto anche lui questa essere un giocatore che avrebbe potuto fare di più, che fino a questo momento non è ancora esploso. Credo che Pescara sia la piazza giusta per lui, e come ti ripeto, come ha dimostrato Vergani in queste due partite, che è un giocatore straordinario, perché in tutte le situazioni dei gol, sia a Terni che qua con la Torres, è stato determinante. Quindi io ho bisogno di questi giocatori, non quelli che fanno gol. Io ho bisogno che vinca il Pescara, non che vince perché abbiamo il bomber. Perché se vinci hai il bomber, lui vince, ma te rimani nel limbo. Poi lui va in Serie B, in Serie A, ma te rimani sempre in Serie C. Noi abbiamo bisogno proprio della squadra che riesca a esprimere un calcio che possa portare la gente allo stadio. È stato un calcio che la gente riconosca che quello è quello che vogliono dai loro giocatori. Ecco, sentirsi orgogliosi di chi investe la maglia bianca-azzurra. Queste sono, a volte nel calcio poi diventano parole di circostanza, ma per me non lo sono. Perché per me il popolo è sempre quello che ha ragione, è sempre lui che ti dà il giudizio giusto in quello che tu stai facendo. Quindi io voglio che la mia squadra sia l'orgoglio dei tifosi. Poi sappiamo tutti che è difficile, no? Però bisogna dirlo, bisogna metterci la faccia e bisogna continuare a lavorare per far questo. Merola mi sembra che rientra in quel discorso che ha fatto, sì. Lui, cioè ha ricevuto un sacco di soldi dal Trapani e ha detto ci voglio restare qua. Merola deve essere un punto di essere preso come punto di esempio dai suoi compagni, e soprattutto deve essere preso come un punto d'orgoglio per il popolo
bianco-azzurro per i nostri tifosi, che lui ha scelto di rimanere qua, in questa città, in questa squadra, rifiutando tanti soldi, perché io so che ha rifiutato, poteva guadagnare anche il doppio di quello che guadagna a Pescara, ma lui ha detto C per C rimango a Pescara. Quindi quando tu hai un ragazzo del genere e un giocatore bravo come lui, il futuro per noi può essere solo roseo, roseo. Mister, io torno ad analizzare dal punto di vista tecnico, riallacciandomi a quanto diceva Ciro, se ci può dire un po' le caratteristiche tecniche di Tonin e come sta Luca Valzania dopo la prima settimana di lavoro. Tonin è un giocatore abbastanza, come ti posso dire, vivace, no? Perché digli che è veloce, che è rapido, sono tutte componenti che non lo puoi definire. Diciamo che è un giocatore che è abile nel senso che è molto rapido, è molto uno che attacca gli spazi con grande rapidità perché ha una grande intuizione di capire dove poi va la palla. È un ragazzo che deve trovare un po' di autostima, un po' di fiducia, che quando gioca, anche se non fa gol, deve sentirsi utile alla squadra. È un po' lo stesso problema di Vergani, no? Sono giocatori che si fanno condizionare dal gol, perché se non c'è il gol sembrano che non siano utili, invece uno deve essere utile al gioco e poi il gol viene da solo. Interrompo solo per chiedere se è alternativa a Vergani oppure può giocare in tutti e tre i ruoli. No, io come ti ho detto, l'ho detto proprio stamattina a Tonin, lui non è in competizione con Vergani, ma è uno che può giocare in tutti e tre i ruoli, perché io già anche a Palermo ho fatto giocare Brunori insieme a Soleri, che è un'altra punta centrale. Quando allenavo la Carrarese, la mia punta esterna era Davano, che tutta la vita giocava centravanti, a Carrara giocava esterno sinistro. Quindi voglio dirti, per me i tre d'attacco possono essere fra loro, possono integrarsi bene fra loro. L'importante è che corrano, non che stiano a aspettare, cioè che partecipano alla fase di non possesso. Poi ci può giocare chiunque anche sull'esterno. Valzania l'avevo chiesto. E Valzania niente, è un ragazzo che è arrivato, io questa settimana ha cominciato a crescere, ho visto piano piano che comincia a crescere, io penso che nel giro di un'altra settimana poi lui sia a posto, però è già pronto per darci una mano. Mister, domani si prevede un bel esodo, i tifosi del Pescara, Rimini, ma non per andare a ballare, ma per vedere il Pescara. Che cosa ti viene in mente, non sapendo questa cosa, dopo le presenze, già la bella apertura di credito che c'è stata a Terni, perché lì c'erano ancora più incognite e sono stati in tanti, adesso il numero è destinato ad aumentare. E perché la gente, come ti ripeto, è la parte più sana di questo sport. La gente, quando io dico che sono un sognatore, quando dico che noi esistono i miracoli, la gente vuol sentire, si vuol nutrire di queste parole, di questi concetti, perché la gente veramente ci mette il cuore, l'anima a fare il tifo per il Pescara, oppure a fare una trasferta come a Terni, come a Rimini, che costa dei soldi, costa sacrificare la famiglia, e quindi la gente vuol sentire queste cose. E quindi lo sanno che io non sono qui a fare il lecchino di nessuno o a fare chi dice le parole un po' così per fare un po' di risonanza, no? Sanno, perché sanno come mi comporto qua, sanno com'è la mia vita, sanno quello che io ci metto per poter aiutare il Pescara a realizzare questa cosa che fin dall'inizio nessuno ci crede, ma ti ripeto, io sono convinto, ci credo, ci metto la faccia, che a maggio noi saremo tutti felici e contenti, perché so che il lavoro alla fine ci pagherà e poi so che questa magia che non si può spiegare esiste, e questo ti sta a indicare perché la gente poi aumenta, perché è un posto che c'è questa magia, la gente senza saperlo si sente coinvolta, si sente partecipe, e se le cose vanno bene il popolo poi diventa sempre più grosso lo spazio che andranno a occupare sugli spalti, no? Quindi ti ripeto, sì, ma è così, dove c'è la magia è perché c'è una passione, perché la gente questa magia avviene sempre nei soliti posti, è difficilissimo che arriva in un posto nuovo, no? Ci sta una volta, invece in questi posti, come è successo a Palermo, come succederà qua, questi posti, se è ripetuta
con una certa costanza negli anni. Magari passano 10 anni, però avviene un qualcosa di straordinario. Cioè, io però non te lo so spiegare, però so che queste cose accadono e accadono normalmente sempre negli stessi posti.